Salve a tutti amici e benvenuti in questa serie video al Gameco dedicata alla Top Arranger Keyboard Korg PA5X. Ascolteremo i suoni, gli style e vedremo insieme le funzioni più importanti di questo strumento. In questo video proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta delle funzioni di PA5X, passando con continuità dall'editing del drum kit dello scorso episodio alle notevoli possibilità di mixing degli style o dei MIDI file offerte dalla workstation. Premendo il tab Mixer ci spostiamo sull'area relativa. Sulla schermata possiamo vedere le 8 tracce dello style o, toccando l'area sensibile in basso a destra, selezionare le sezioni dei keyboard set e i programmable pads. Selezioniamo ovviamente le tracce dello style. Nell'ordine abbiamo il basso, la batteria, le percussioni e le 5 tracce da 1 fino a 5 con gli strumenti armonico-melodici. Per iniziare a remixare lo style, una delle tecniche più usate è quella di utilizzare il solo o il mute delle tracce. Il mixer di PA5X dispone di entrambe le funzioni, sempre toccando l'area dedicata M per mute e S per solo, con la possibilità di utilizzare queste funzioni anche su più canali contemporaneamente. Iniziamo a impostare il nostro remix dal suono del basso. Poniamo in solo la traccia per ascoltare solo il basso. Possiamo variare il suo volume agendo direttamente con il drag and drop sullo slider virtuale, sul display, oppure toccando l'area sensibile del volume e ruotando il dial. Su questa schermata, sul canale, abbiamo anche il controllo del pump out. Il doppio clic su un'area sensibile apre un keypad con cui è possibile inserire direttamente valori numerici. Toccando il nome dello strumento, apriamo la pagina di selezione con cui possiamo scegliere eventualmente un nuovo timbro. Per richiamare un altro suono è sufficiente toccare il suo nome sullo schermo. Potete scegliere qualsiasi suono, a seconda del gusto o dell'esigenza. Una volta selezionato il nuovo suono, Exit ci riporta sulla schermata principale. Questo può essere ripetuto sugli strumenti di tutte le tracce. Toccando l'icona in basso a destra, entriamo nell'area mixer vera e propria. Da questa pagina possiamo selezionare tramite i tab sulla destra tutti gli elementi che questa sezione di PA5X ci mette a disposizione. Toccando con i tab a destra le aree sensibili relative, possiamo selezionare la pagina dell'equalizzatore tre bande, gli effetti insert, gli effetti master, le mandate degli effetti master, la regolazione del tuning degli strumenti e la sezione finalizer. Selezioniamo l'equalizzatore e iniziamo a regolare il suono del basso. L'equalizzatore ci mette a disposizione tre bande fisse su alti, medi e acuti, con più o meno 18 dB per ottava di guadagno. L'EQ ci permette di modellare il suono a seconda delle nostre esigenze o del nostro gusto. Come già visto, i valori dei parametri possono essere modificati muovendo direttamente con un dito la manopola virtuale sullo schermo, oppure selezionando il parametro e ruotando il dial. Possiamo equalizzare qualsiasi suono assegnato alle tracce dell'accompagnamento o del MIDI file che stiamo utilizzando. Facciamo solo attenzione alla traccia della batteria, perché come abbiamo visto nello scorso video, ogni famiglia del drum kit può avere un'equalizzazione e un processing separato. Torniamo sulla traccia del basso e selezioniamo il tab degli effetti in insert. Possiamo dire che sono quegli effetti che si collegano ad esempio direttamente allo strumento, come i pedali per chitarra o come i processori di dinamica. Abbiamo tre slot per effetti in insert per ogni traccia, per un massimo di 10 effetti assegnabili su tutte le tracce. Tocchiamo uno degli slot della traccia del basso. Troviamo già preselezionato ma non attivo un effetto in insert. Per cambiare effetto basta toccare il nome in alto. Anche in questo caso, per cambiare effetto all'interno della categoria, basta toccare un nome diverso. Nella parte inferiore della schermata possiamo selezionare altre pagine di effetti. Dai tab a sinistra invece cambiamo categoria di effetti.
lasciamo come effetto in insert per il basso l'amplificatore, lo attiviamo e possiamo sentire subito come interviene sul suono. Questo effetto a modellazione fisica si basa su due elementi: la simulazione di un preamplificatore per basso con tutti i suoi parametri, con la possibilità di cambiare diversi tipi di preamplificatore, ciascuno con un'impronta timbrica ben delineata. Possiamo selezionare diverse tipologie di preamplificatore fino a raggiungere il timbro che ci soddisfa. Possiamo inoltre intervenire sui numerosi parametri a disposizione e modificarli a piacere. Il tasto bypass in alto ci permette di confrontare sempre i due suoni prima e dopo il trattamento. L'altro elemento determinante che possiamo modificare è il tipo di cabinet associato all'amplificatore. Abbiamo varie tipologie di cabinet richiamabili, tutte con un deciso intervento timbrico sul suono. In questo modo ascoltiamo come il timbro del basso possa cambiare anche in modo molto drastico, diventando nello stesso tempo molto più presente e realistico. Possiamo anche togliere la simulazione digitale del cabinet e in questo caso ascoltiamo la differenza. Vediamo quale tipo di controllo sofisticato PA5X ci mette a disposizione sugli Insert FX. Dopo il trattamento con l'effetto, agiamo sul volume per non perdere l'equilibrio nel bilanciamento del suono. Teniamo sempre presente l'equilibrio generale dei livelli, nello style o nel MIDI file che stiamo remixando. Togliendo il solo e facendo suonare il basso insieme alle altre tracce, sentiamo come questo sia molto più in evidenza rispetto a prima. Naturalmente è possibile ogni intervento successivo. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine della prima parte di questo video. Mi raccomando, non perdete prossimamente la seconda parte e a presto!